Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di un filato perfetto per chi vuole realizzare qualcosa di elegante, di sofisticato e di pregiato. Ha una morbidezza, una lunghezza delle fibre e una lucentezza che davvero vi consentiranno di realizzare delle creazioni molto vaporose e soprattutto molto calde. Analizziamo insieme il Kid. E vediamolo allora questo kid. Allora, si presenta così, in gomitoli da 25 grammi per una lunghezza di circa 250 metri. La composizione, la fantastica composizione è la seguente: 50% mohair, 18% lana e 32% poliammide. È molto sottile, come potete vedere, infatti consigliamo l'utilizzo o dei ferri 4-5 oppure dell'uncinetto 3,5-4,5. È quindi, come abbiamo visto, lavorabile anche all'uncinetto, però il miglior risultato lo otterrà sicuramente se lo lavorerete ai ferri, perché consentirà di far sì che la vostra lavorazione potrà restare distesa e quindi di conseguenza valorizzare appieno le caratteristiche di questo magnifico filato. È possibile utilizzarlo quindi sia a capo unico che a più fili per farne creazioni anche più veloci lavorare, più facili. La fibra che deriva dalla capra di Angora, e specifichiamo la capra di Angora, ha delle caratteristiche igroscopiche davvero uniche che ne fanno il pregio e l'esclusività di questo filato. Infatti è davvero molto pregiato e proprio come tale ovviamente è da trattare anche per la manutenzione. Infatti veniamo ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Lavaggi delicati, possibilmente a mano con una temperatura quindi tiepida, in modo tale da garantire di poter preservare, addirittura anche valorizzare il capo che poi avrete realizzato e che poi insomma ecco potrà quindi durare perfettamente negli anni futuri. È possibile non riporlo ad asciugare in asciugatrice, ma piuttosto in una posizione piana lontana da fonti di calore eccessive. È possibile anche stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, sempre apponendo un tessuto, comunque qualcosa che possa proteggere la vostra elegantissima creazione. Non è possibile candeggiarlo, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. E adesso analizziamo i magnifici colori di questo mohair, vale a dire di questo kid. Per analizzare al meglio i colori che ci offre questo filato, confronteremo i colori più simili, in modo tale che possiate capire la differenza ed avere un'idea più chiara dei colori che presenta. Questo infatti è il Kid Ocra, mentre questo è il Caramello. Qui invece abbiamo il Bluette e il Notte. Qui invece abbiamo il Verde Acqua e il Rosa Pallido. Qui abbiamo due colori molto accesi, vale a dire il fucsia e il rosso. E infine concludiamo con gli ultimi tre, i più delicati di tutta la collezione, vale a dire ghiaccio, panna e beige. Parliamo quindi di un prodotto di alta qualità, direttamente dal produttore a casa vostra, un 100% made in Italy. Il mohair, per chi conosce diciamo questa tipologia di fibra, sa perfettamente quanto valore abbia e sa anche di conseguenza che al costo con il quale viene proposto da Tessiland è qualcosa davvero di inimmaginabile. Oltretutto il 50% appunto del mohair proviene dalle più fini fibre di mohair al mondo, rendendolo davvero un filato di altissima qualità. È un filato probabilmente non adatto per tutti perché richiede una certa esperienza, una certa manualità, ma per chi saprà utilizzarlo davvero potrà ottenere qualcosa di livello superiore, magari meglio ancora se con i ferri o con punti larghi. Davvero la vostra creazione potrà essere molto prestigiosa e anche molto sofisticata.
Se veniamo appunto proprio alle creazioni che è possibile realizzare con il kid, partiamo anche dagli uomini. È possibile realizzare magari dei cardigan da indossare su una classica t-shirt o una camicia, o perché no il classico maglioncino a collo alto. O ancora per noi donne uno spolverino elegantissimo, soprattutto con gli ultimi tre colori che abbiamo visto, quali il panna, il beige, davvero qualcosa di molto soave ed elegante, da poter indossare anche su qualcosa di casual o magari insomma su un vestito un po' più elegante. O perché no anche dei maglioncini magari con le maniche drappeggiate oppure con lo scollo a barca da indossare magari su una camicia. Le idee sono davvero tante. Il kid mohair è davvero per chi segue la moda ma vuole anche qualcosa di qualità e di classe. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sui nostri social e soprattutto sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella in modo tale da scoprire insieme tutte le novità di Tessiland. Ci vediamo al prossimo articolo, ciao!